Ciao a tutti dal vostro caro Max Rando! Ragazzi, oggi siamo tornati qui su Clash Royale per farci qualche partita sul nuovo aggiornamento e vedere un po' come funziona. Allora, intanto andiamo a vedere nello shop cos'è che ho. Andiamo. Really, nigga? Oh, cosa? Ho la strega notturna! No, veramente. Cioè, ho la strega notturna. Anche lui è felice. Raga, ho la strega notturna. Questo video può degenerare. Vero, strega notturna? Vabbè, tu dici solo nigga, ma dettagli. È molto dark la strega notturna. Va bene. Allora, adesso per la suspense, come è il mio solito fare, andiamo a fare una bella battaglia. Però questa volta 2 versus 2. Così dà più la suspense, sai? 2 versus 2, più cose complesse. E sì, sostanzialmente, basta. E vabbè, allora... Qui stiamo insieme, perché livello 9? Perché siamo livello, perché questo qui è livello 9? Dai, non vale, noi siamo livello 9 e lui è livello 10. Imbroglioni! Tra l'altro hanno fatto anche un bilanciamento dove hanno di nuovo reso gli scheletrini in 3 e la gang di goblin adesso ci stanno soltanto 3 goblin, 2 goblin lancieri, scusa. Vabbè, e allora, niente, che se la giornata... Ah, bravo, metti la Valchiria, perfetto. Perfetto, la Valchiria è il massimo. Però, se devi mettere tutto sto patatrack, perché la Valchiria la metti dietro, poi me lo spieghi. Vabbè, dai, Barbaretti, dai, fatela fuori, perfetto. Perfetto, almeno hanno fatto fuori le 2 torri infernali. Fortunatamente anche lui ce l'ha la torre infernale e quindi sì. Ok, dai, stregone elettrico che distrae il tutto. Peccato che questo c'ha le carte di livello basso, perché per chi non se n'è ancora accorto, in queste sfide le carte, ragazzi, come ce le hai, così sono. Cacchio, questa la vedo dura. Magari se mettiamo un bellissimo boia di qui, vabbè, pure le frecce. Però quel tronco ci è stato molto d'aiuto, ragazzi. Lui ha tipo 2 torri infernali, quindi vabbè, dettagli, però... Manco le ha prese, cioè, per farti capire la proagine di quest'uomo. Vabbè, in teoria adesso gli facciamo un po' di male. Forse. Sì? Ma sì, dai. E abbiamo fatto un pochino, e dico pochino, di male. Nonostante egli avesse le 2 torri infernali, ma dettagli. Allora... No, non ha buttato il tronco, ci ha distrutto tutta l'orda. Vabbè, tanto la sua torre sta a 300 di vita, quindi non dovrebbe essere un problemone. Vai, Zappetto, vai, distruggetela, vai. Dai, che dobbiamo vincerla questa. Dobbiamo vincerla, obbligato, sì, dai. Gli abbiamo fatto la torre e la vinciamo anche, mamma mia. Va bene, in teoria dovrebbe finire qui, perché tanto qua posso mettere carte a caso. Mettiamo pure un trucco di così che non partirà mai. Però va bene, ragazzi, abbiamo vinto anche una partita. Quindi ragazzi, che video epico. C'è anche un bel baule d'argento che andremo subito a sbloccare. Ecco qua, perfetto. E ragazzi, è arrivato il momento da tutti molto atteso. Ovviamente balletto leggendario, perché ragazzi, balletto leggendario non può mancare. Quindi pensiamo, cosa posso fare questa volta? Oh, mi è venuta l'idea del secolo. Raga, pronti? Niente, dopo vado, esco, mi faccio un giro in bici e vado lì per con gli amici. E niente, e questa è la giornata. Io la passo con la mia mamma, la mia big. Poi accendo la TV e mi guardo la Champions League. È vero, signor Andor. Salute, Andor. Ecco, questa è tipo la cosa più trash del mondo, ma non fateci caso.
quanto è trash sta cosa? Non lo so, non lo so. Va bene, ora possiamo tornare su Clash Royale. Andrò a spendere quasi tutte le mie monete per questa carta. Carta molto attesa. Carta che fa fare i big money. Intendo di quelle views. Carta molto forte. Carta che in questo momento ho! E abbiamo la strega notturna! Ragazzi, abbiamo anche la strega notturna. Abbiamo la strega notturna! Boom! 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 Ok, cosa ci resta fare? Provarla, ovviamente. Quindi facciamo un deck con la strega notturna. Questi a posto dello specchio dovrebbe andare bene. Ragazzi, nel deck abbiamo fuorilegge e strega notturna. Perché noi possiamo. Noi abbiamo tutte le nuove leggendarie. E questo a proposito di leggendarie, questo ce le ha tutte. Ma no, la strega notturna bolle. Vabbè. Allora. Mo da che parte possiamo difenderci? Vabbè, direi dal gigante, cioè. Buonasera. Aspetta, devo abbassare la voce. Tutto bene. Allora, adesso buttiamo la nostra fuorilegge. Vabbè, quanta roba. Boom. Troppa, decisamente. Forse c'è veramente troppa roba. Vabbè, quel coso non arriverà mai a torre. Ma questi sono dettaglietti. Piccoli dettagli che, vabbè, non si vanno a sentire. Ragazzi, attenzione, eccola qua, la fuorilegge che andremo a usare con il nostro domatore. Attenzione, boom, fuorilegge in campo, sì. Strega notturna in campo. Attenzione, guarda che distrugge anche i barbari scelti. Che potenza sta carta. E ragazzi, c'è una torre fatta. Adesso avanziamo con tutta la cattiveria del mondo. I pipistrelli con la strega notturna sotto torre. Guarda le sberle quanto fanno male, le sberle di quella strega. Mamma mia, mamma, che la potenza. Adesso prepariamo il boia dietro al mastino lavico. Mettiamo anche una bella fuorilegge. E sì, dai, tutte leggendarie tranne il boia. E qui facciamo un po' di male. Po, 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 po. Vabbè. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Abbiamo anche vinto una battaglia. E ci andiamo ad aprire il baule della corona. Ragazzi, leggendaria anche qua? No. No. Niente leggendaria. Che bello. Sì. Sì, niente leggendaria. No, vabbè, questo forse non c'è da insultare, ma questi sono sempre dettagli. Vabbè, ragazzi, il video di oggi può anche finire qui. Se vi è piaciuto, mettete tantissimi pollici in su, iscrivetevi al canale, commentate se volete. Almeno 300 like per questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi! Anzi, ciao!